Pensieri in cammino è diventato proprio un momento di relax dove rispondo alle vostre domande in pochi minuti. Talmente di relax che non sto camminando ma sono seduta su un prato. Ma talmente relax che sono uscita con il pigiama. Vieni, dai, poi si, poi si, poi si, poi si. Ciao a tutti! Allora, oggi rispondo ad un'altra domanda. E cioè, almeno ci provo. Mi avete chiesto, Marika, ma secondo te è più bello camminare da sola o in compagnia? Beh, io penso che sia una cosa totalmente diversa camminare da soli rispetto al camminare in compagnia. Sono proprio due cose che quasi non possono essere paragonate. Nella mia esperienza cammino spesso in compagnia, forse lo preferisco perché mi piace la condivisione, altrimenti non farei quello che faccio. Mi diverto molto a camminare con le persone a cui voglio bene. E sono dei momenti che ci uniscono tanto. Quindi questo è più spirito di condivisione. Il camminare in solitaria, nella mia esperienza, a parte, vabbè, il cammino di Santiago riguarda qualche città d'arte, escursioni montane tante, e viaggi di lavoro. Perché preferisco sempre partire con amici piuttosto che da sola? Perché lo stare da sola mi mette profondamente in connessione con me stessa. Cioè, il viaggiare da sola è una cosa più introspettiva, più intima. E ogni volta, già nelle semplici camminate, torno con la mente piena di idee in subbuglio, di cose da risolvere. E quindi i viaggi mi cambiano profondamente. E un po' forse ne sono anche spaventata, no? Il viaggiare da sola mi mette così tanto in connessione con me stessa che torno rivoluzionando la mia vita totalmente. E sono stufa di rivoluzionare la mia vita totalmente, sono veramente stanca. Il mio pensiero è questo: camminare da soli è molto introspettivo e intimo. Camminare in compagnia smuove le idee senza dubbio, ma unisce, le persone, lo spirito di condivisione. E voi che cosa ne pensate? Rispondetemi qui sotto e condividete se trovate questo video interessante. Al prossimo video, ciao!